Importanti news in casa Genshin Impact, forse la Miaio ha finalmente capito come ci si deve muovere nel campo dei leak, o quasi. Sigla! Ciao ragazzi, io sono Zerganti, siete benvenuti in questo nuovo video. Se recentemente avete visto online, sapete tutti, anche perché me l'avete segnalato, perché siete dei licconi, che la Mioio ha annunciato di fatto tramite dei post, tramite delle immagini su Instagram, la presenza di tre personaggi all'interno della nuova Inazuma. Ayaka, di cui sapevamo tutto già praticamente, ma non soltanto per una questione di leak, anche per una questione di beta che si era vista insomma nel beta, ne avevo anche parlato io, che non parlo poi di leak per l'amor di Dio, Yoemiya e Sayu. E qua si apre un attimino un discorso da fare, secondo me un discorso da fare che aspettavo di fare da un bel po' di tempo e che in verità vi avevo già fatto, e avevo già fatto in tempi non sospetti, quando all'epoca i primi due mesi o il primo mese e mezzo della nostra avventura su Genshin sul canale, e avevo preso la decisione di non trattare i leak, o meglio di non trattare i leak in maniera diretta, ma comunque se laddove io volessi comunque parlare di qualcosa di specifico, di comunque circumnavigarli senza, uno, rovinare l'esperienza a nessuno, due, senza rischiare di darvi delle informazioni ciofeca di quello che era successo con Zhongli. Apro e chiudo parentesi. La questione leak per quanto riguarda Genshin Impact è impossibile da arginare, e questo lo abbiamo ormai capito. Ci saranno sempre e saremo sempre interessati, io no, ma la maggior parte delle persone sarà sempre interessato al conoscere prima i personaggi, i contenuti e l'entità dei banner, per un semplice motivo: la maggior parte delle persone sono free to play e non hanno intenzione di sprecare risorse, gemme, tempo su personaggi magari di cui non gliene frega assolutamente una fava. Esempio tra tutti fu il tempo di Xiao, dove si diceva cosa esce dopo Xiao? Non è che esce Zhongli, oppure perché io mi sto risparmiando per lui ma non vorrei perdermi neanche altro. Alla fine il discorso, per chi non usa, no, per chi non critta con la visa, è quello. E forse Mioio finalmente è riuscita a capire in parte questo fattore. Non so se fa parte del pacchetto hype in Inazuma, ve ne avevo già parlato qua in questo video, che si sta creando un'azione di hype riguardante Inazuma, e si era visto un movimento differente rispetto al solito da parte appunto di Genshin Impact. Quindi non sappiamo se è tutto un pacchetto inerente al creare hype per l'uscita di Inazuma, o è anche, oltre a questo che è evidente, anche un'operazione per dire: sapete che forse se noi ci muoviamo un pochettino prima, la gente mantiene l'hype e non deve per forza andare a cercare spasmodicamente i leak? Lo farà comunque, ma piuttosto che star lì a sclerare tutto, vi diciamo già noi, in parte, a modo nostro, per quanto ci riguarda, quello che vogliamo che voi sappiate riguardo a determinati contenuti e determinati personaggi. Questo è stato fatto con Yoemiya, penso che vediate in sovraimpressione, sono riuscito a trovare l'immagine a modo, Arciera di Fuoco, che oltretutto va veramente a stompare fortissimo l'idea che abbiamo ormai della povera Amber, Rip Amber, sei stata nei nostri cuori, e Sayu, invece, la ninja procione, simpaticissima, sembrava molto simpatica dal punto di vista di disegno, Anemo. La cosa che... poi vabbè, Ayaka, quello, ma Ayaka, ragazzi, ci ho fatto anche un video sul doppiaggio, Ayaka ormai è una roba che noi sappiamo da veramente un sacco di tempo. Riguardo che siano 4 stelle, 5 stelle, questo io non sono andato a informarmi, sto facendo, cioè voi avete notato, un discorso un pelo più ampio riguardo alla questione non specifica di Yoemiya e Sayu, ma dell'ambientazione e del modo di operare, soprattutto dal punto di vista comunicativo dell'azienda. Andiamo un attimino più nello specifico, allora, nel vedere quello che è stato proposto. Yoemiya mi piace molto esteticamente, devo vedere poi il carattere, devo vedere il doppiatore, devo vedere la doppiatrice, devo vedere un sacco di cose. Però effettivamente un arciere piro poi contro Amber, poverina, sappiamo un po' com'è, onestamente non mi dispiace tanto come idea. Certo, un altro piro forse sarebbe, cioè forse un po' l'eccessivo, continuiamo a dirlo, però che vedevo di, avranno fatto i loro conti, evidentemente ci sarà più gente al quale è affezionata a quel tipo di elemento e che cerca da un punto di vista di pull e di affinità quel tipo di personaggio, quindi anche loro giustamente produrranno quel tipo. Sayu, invece, mi piace tantissimo la questione della foglia, della coda alla procione. Quella è una roba che mi piace da morire. L'unica cosa di cui io mi sono stufato è
perché dovete fare le ragazze, le bambine loli sempre con questa espressione da addormentate, come quella di Cici? Cioè, quella di Cici ha senso, è uno zombie, ma sta qua, non so, è un ninja, mi sembra, cioè, sta in questa immagine sta mezza feritoria da... Basta, fatele un po' vispe, ma questa è una roba mia. Il fatto anche che essa sia Nemo, io mi auguro che sia un 4 stelle lei a questo punto. Non so se c'è già l'ico o no, se lo sapete voi scrivetemelo nei commenti. Perché effettivamente per quanto riguarda gli Anemo abbiamo soltanto per ora, se non dico un'eresia, Sacros come 4 stelle. Quindi avrebbe senso e mi farebbe piacere di avere un personaggio anche di quel tipo, un pochettino più low tier, ma non da un punto di vista di potenza, ma da un punto di vista di expensiveness. In modo tale da avere anche un pochettino più di rodaggio all'interno dei team della Nemo, perché adesso ad esempio sì, ok, Sacros, ma tendenzialmente si butta dentro Xiao, si butta dentro Venti e ogni tanto Jin, ma Xiao è quello che fa un po' più la padrona in questo meta, poi ognuno gioca quello che gli pare. Quindi, per riassumere il senso di questo discorso, mi piacciono Yomiya molto e mi piace anche, e vi dico la verità, mi piace tanto anche Sayu, vi dico la verità, mi piacciono entrambi, la caratterizzazione con la coda alla procione mi piace da morire. Bene che la MiHoYo abbia comunque un pelo provato ad anticipare un po' di news rispetto che a tenersele per l'ultima botta, andando un po' a bruciare quello che è un leak, magari, no, andando anche ad accontentare un tipo di pubblico che è un po' più pigro e non vuole andare a cercarsi le robe in anticipo, ma gli va bene anche avere un po' di hype in questo modo. Terza cosa, il problema dell'hype, scusate, il problema del leak è qualcosa che non risolveremo mai. Questo mettiamocela nell'ottica delle nostre idee. Va bene così, ce ne siamo fatti una ragione. Bene per le evoluzioni. Quando uscirà in Azuma lo scopriremo sicuramente, io penso, nella prossima news, nel prossimo news che avremo il mese prossimo. E a quel punto faremo i conti, faremo un attimino la somma, se i personaggi nuovi funzioneranno, se la nuova zona funzionerà come ci aspettiamo, se l'hyper ha giustificato, se l'utenza riaumenterà nonostante sia comunque molto alta. Insomma, c'è tanto fermento e sono molto contento per questo, perché rinfarina un pochettino un po' di entusiasmo che per alcuni stava un pochettino andando a scemare. Io ragazzi vorrei sapere che cosa ne pensate voi, lasciatemi un commento qui sotto, parlatemi di due nuovi personaggi, parlatemi soprattutto del leak, ragazzi, io voglio sapere cosa ne pensate del fatto che la MiHoYo abbia anticipato un pochettino questa cosa, questa tecnica, voglio sapere da voi. Inoltre vi invito a iscrivervi se non l'avete ancora fatto, lasciarmi un like, a seguirmi anche su tutti i miei altri social. Vi ricordo che sono live alle 18 su Twitch questa settimana, martedì, giovedì e sabato, non facciamo solito lunedì, mercoledì e venerdì. E vi ricordo che però vi dico sempre quando vado live su Instagram, quindi seguitemi su Instagram, che tramite le live vi do anche tutte le informazioni importanti. Mi sto mangiando le parole, vi auguro una buona serata e United State of Zerga. Ciao belli. Can't lie.